Fare le cose da soli o decidere o cosa farsi aiutare a fare, aiutare ad aiutarsi a prendersi cura di se stesse, proprio anche dal punto di vista di fare quelle pratiche che la persona il più delle volte non è in grado, dal fare la dichiarazione dei redditi, l'ISEE, prestare il consenso sanitario, pagare le bollette, pagare gli affitti, gestire i conti correnti, cercare chi può aiutare a casa. Informare per decidere consapevolmente. Vivere in montagna è chiaramente più faticoso, lo sappiamo. Tante volte ci ho pensato quando ho visto soggetti fragili, anziani, magari con i figli lontani. Tanti non conoscono questa figura. Nella figura in cui il familiare è anche amministratore di sostegno, la persona fragile è tutelata proprio sempre. È un arricchimento anche per chi lo vuol fare come me, perché comunque vedi star meglio la persona, ma cresci anche tu. C'è molto la mentalità di voler fare tutto da soli. Vuoi fornire sostegno e aiuto, però anche tu hai bisogno di sostegno, di aiuto. Questa è la cosa più difficile. Bisogna abituarsi a chiedere aiuto. L'amministratore di sostegno sa sempre dare la risposta. E ovviamente, avendo tanta esperienza, avendo tanti casi simili, sa come gestirsi. Io mi sono sentita più libera, questo sentire che questa persona la protegge, che c'è un completamento.